Ok, allora oggi iniziamo a parlare con un po' di diciamo anticipo del prossimo argomento del corso, quindi chiuse le parti sui casi d'uso, di cui avremo ancora 2 settimane, questa è la prossima, lui ce la faremo in laboratorio e magari che dedicheremo qualche ora di esercitazione. Il passo successivo è quello di dare maggior concretezza al caso d'uso. Caso d'uso che per noi era una descrizione testuale, abbiamo definito lo scenario di successo, i scenari alternativi, ma il passo al momento era ancora una serie di interazioni logiche, no, tra l'utente e il sistema, e così volevamo che fossero. Il passaggio successivo è quello di passare invece effettivamente alla progettazione, o la concezione perlomeno, dell'interfaccia grafica, dell'interazione vera e propria. Quindi alla fine quelle informazioni che abbiamo detto che il sistema e l'utente si scambiano, come fanno a scambiarsene? Come facciamo, diciamo, le videate, le schermate, eccetera? Allora, prima di poter arrivare a questo punto, quindi progettare effettivamente come gli elementi vengono composti sullo schermo e quali sono i criteri con cui farlo, dobbiamo fare una parentesi più o meno lunga, so che ci occuperà un po' oggi, un po' giovedì, su quali sono le tecnologie di base con cui vengono costruiti oggi la maggior parte dei sistemi informativi. E parliamo di sistemi informativi cosiddetti web-based o web. Sistemi informativi che usano per il loro funzionamento le tecnologie di tipo web, che sono, se si escludono, diciamo così, le applicazioni mobili, quindi la parte di front-end dei sistemi informativi che tipicamente girano su smartphone o tablet, quindi escluse quelle che in realtà cominciano a esserci ma sono ancora la minoranza, tutto il resto, quindi la totalità dei sistemi informativi oggi vengono sviluppati con tecnologie di tipo web, che poi è una, diciamo così, un insieme molto ampio di tecnologie e di soluzioni, però è, diciamo così, quello che va per la maggiore. Tecnologie, diciamo, della generazione precedente, tipo, come si dice, client server, in cui hai un software installato sul computer client e un software installato sul server che si parlano, oramai non si utilizzano più, no? Principalmente per costi di manutenzione e gestione dell'installazione di un client su 12.000 macchine che poi devi aggiornare una ad una nel momento in cui hai una versione nuova del client. Quindi parliamo di questi sistemi informativi web. Che cosa sono? Che cosa intendiamo? Ma intendiamo quella famiglia di sistemi informativi che per le comunicazioni tra i vari elementi dell'architettura, quindi tra i vari server che collaborano al funzionamento del sistema informativo, e tra il server e il client, e quindi l'utente o gli utenti, ebbene, architetture nelle quali, sistemi informativi nei quali le comunicazioni avvengono tutte con l'utilizzo di standard che sono derivati dalla rete internet. Nel mondo dei sistemi informativi la rete internet è molto giovane. Sistemi informativi, diciamo così, i primi sistemi informativi governativi o bancari c'erano già negli anni 60, no? Del secolo scorso. Internet come idea, come prototipo di ricerca è nato 15 anni dopo e si è diffuso solamente negli ultimi 10-15 anni. Ma l'idea e il funzionamento dei sistemi informativi è molto molto precedente. E ovviamente avevano soluzioni diverse per far comunicare i vari dispositivi, in particolare buona parte basati su reti di calcolatori dedicate, reti locali, reti geografiche. Cosa è successo? Che l'esplosione di internet ha indotto un effetto di scala, per cui se tu volevi costruire un sistema informativo nuovo ti trovavi già tutta una serie di cose già pronte, ti trovi anche oggi tutta una serie di cose già pronte. Ad esempio, tu hai già la certezza di avere degli utenti i quali sul proprio computer hanno un browser,
ce l'hanno già, non è che lo devono installare per collegarti al tuo sito. Ce l'hanno già, hanno già un computer, hanno già un browser, hanno già un collegamento internet, ce l'hanno già, perché gli serve per altre cose. Quindi se io riesco a usare le cose che gli utenti hanno già, uno, ho delle barriere d'accesso minori per gli utenti, è più facile per gli utenti arrivare a me, al mio sistema informativo, perché non deve fare nulla di preparatorio, e due, ho dei risparmi incredibili, perché io non devo sviluppare nessun programma che il mio utente dovrà installare sul suo computer, perché se io prendo un programma e lo faccio installare sul computer dell'utente, poi ho il problema di aggiornarlo, di mantenerlo, di fare assistenza, di fare aggiornamenti e tenere conto di tutte le varianti, sottovarianti, di tutte le versioni di possibili sistemi operativi che può avere l'utente, eccetera, eccetera. È un costo che per me scompare, quello della manutenzione, gestione, aggiornamento di un software che gira sul computer dell'utente. Questo è già un grosso risparmio. In realtà non è neanche il più grosso, nel senso che usando le tecnologie nate per internet, quindi nate per una cosa completamente diversa, internet, una rete che è stata pensata per diffondere informazioni, adesso entreremo un pochino più nel dettaglio in questa lezione su che cosa sono, cosa si intende con le tecnologie di internet, no? Adesso cercando più che altro di capire dove voglio arrivare. Diciamo, internet ha standardizzato tutta una serie di linguaggi di programmazione, tutta una serie di protocolli di comunicazione, tutta una serie di modalità di costruire interfaccia. Tu hai due siti che sono completamente diversi, fanno cose completamente diverse, che so, uno è un sito di notizie, l'altro è un sito di gioco online, quello che volete, ma sotto sotto sono fatti nello stesso modo. Usano gli stessi meccanismi, usano le stesse tecnologie. E questo fa sì che queste tecnologie non devono essere sviluppate ad hoc per il sistema informativo 1, 2, 3, 4. Sono le stesse, ovviamente differiranno dal punto di vista applicativo, cioè dalle cose che fanno, ma il modo con cui memorizzano i dati è lo stesso, il modo con cui presentano l'interfaccia all'utente è lo stesso, e così via. Allora questo, di nuovo, abbassa i costi di investimento per costruire nuovi sistemi informativi, perché uso infrastrutture, software in questo caso, che già ci sono, in buona parte, vedremo, sono anche infrastrutture a basso costo, cioè con una buona componente di software open source, e soprattutto posso, dal punto di vista del personale, far uso delle persone che sono già esperte nella creazione di applicativi internet. Se io avevo il mio sistema informativo col mio data center sviluppato su macchine di un certo tipo, con codifiche di un certo tipo, dovevo innanzitutto, per avere i programmatori, dovevo innanzitutto prendere persone e formarle sul mio modo di lavorare, i miei linguaggi, i miei sistemi, i miei standard, i miei protocolli. Adesso non più, perché il modo di lavorare all'interno, sì, anche, c'è ancora questo, ma molto meno, perché molte delle cose che un programmatore deve sapere per lavorare in un sistema informativo web sono le stesse che deve sapere per lavorare in un altro sistema informativo web. Quindi è anche molto più facile reperire risorse esperte per poter lavorare in questa tematica. Quindi abbiamo una serie di vantaggi principalmente dati da un fenomeno internet che è esploso per conto suo, e allora ci saltiamo sopra perché tanto ci conviene. Questo qui è un po' lo spirito. Vabbè, qui non sto a raccontare di cose che sapete meglio di me. E questo, diciamo, nel momento in cui il sistema informativo inteso come ente di business, no? Ente facente parte del processo di business, è entrato nel settore di internet, sono nate tutta una serie di modalità particolari. Poi è vero che ogni giorno, ogni settimana se ne inventa una nuova, si inventa un nuovo modello di business, si inventa una nuova modalità di collaborazione, si inventa una nuova modalità di lavoro, quindi le categorizzazioni che potevano esserci negli anni 2000 adesso in realtà sarebbero molto più ramificate, no? Però si sono venute a creare una serie di tipologie, no? Di applicativi internet, applicativi basati su internet, che potevano coprire varie funzionalità dei sistemi informativi. Qua ci sono alcuni esempi di cose che sono state create, sono state rese possibili, che vanno al di là della pura comunicazione,
cioè attraverso internet, è vero che oggi sembrano scontate le parole che sto dicendo, ma adesso faremo un flashback storico per cui vedremo che in realtà sono un risultato, non sono un dato di fatto, un risultato di un processo. Non sto solo usando la rete internet per distribuire informazione, ma lo sto usando per gestire dei processi anche di business, e quindi sono i nostri cosiddetti sistemi informativi, con una complessità diversa, nel senso che se andate a prendere uno dei siti o portali, o chiamateli come volete, che oggi vanno per la maggiore su internet, e provate a elencare i requisiti funzionali, no? Prendete Twitter, prendete Facebook, elenchiamo le cose che puoi fare. È difficile riempire più di 3 pagine di requisiti funzionali. Fai poche cose, tutto sommato. Rispetto a cosa? Prendi un sistema di prenotazione di aerei, prendi un sistema di home banking, prendi un sistema di gestione del bilancio di un'azienda. Attenzione, quando dico sistema di home banking non dico solamente la parte che vede l'utente finale, che è estremamente semplificata, ma anche la parte che vedono gli impiegati della banca. Allora, quei sistemi sono molto più complessi dal punto di vista funzionale rispetto ai sistemi che sono pensati, diciamo così, per comunicazione, per l'ambito più sociale e comunicativo. Quindi i sistemi informativi aziendali hanno sfruttato le tecnologie internet su livelli di complessità molto più elevati rispetto a quelli delle altre, degli altri tipi di applicazioni. Proviamo a capire come sono fatti a questo punto. Allora, prima di capire come sono fatti, entrare nel dettaglio, io volevo, se internet mi assiste, perché un'altra delle cose che oggi non funzionava, venerdì 17 era la settimana scorsa, ma a me si è materializzato solo oggi, infatti. Dai, su, EduROM non funzionava. Allora, questa animazione, che sembra un groviglio tratto da qualche film di serpenti che si combattono, cose varie, cerca di riassumere in un'unica immagine le tecnologie web. Imparare il web non è come dire imparo Java, un linguaggio, le sue librerie, gli strumenti di sviluppo, posso imparare meglio o peggio, posso conoscere di più o di meno, ma quello è l'ambiente, l'ecosistema. E il web no. Allora, vi aiuto a leggere questo grafico. Vediamo se riesco a diminuire un po' lo zoom così da poterne comprendere una parte maggiore. Allora, torniamo indietro da quando le cose erano facili. Ok, allora qui abbiamo chiamateli nastri o serpenti come preferite, colorati, ciascuno dei quali rappresenta una tecnologia. Ad esempio, il primo che nasce, questo è HTTP, che è il protocollo di trasmissione, il nastro blu. Poi c'è HTML, e vedete che un determinato standard a un certo punto evolve. Questo standard HTML, versione 1, versione 2, versione 3, 3.2, 4 e così via. Quindi ogni colore, ogni nastro è uno standard diverso che vengono, diciamo, introdotti negli anni. Sopra, ovviamente, questo è un asse dei tempi, quindi qui abbiamo 1991, 92, 93 e così via. Voi di che anni siete? 90? 3. Quindi siamo quegli anni lì, ok? Le righe orizzontali, invece, queste nere, rappresentano i browser Mosaic, Netscape, Opera, Internet Explorer, e anche loro con le loro versioni, nel senso che qui c'è Internet Explorer versione tal dei tali,
5.5, 6, Safari, che si usa sui Mac, Firefox, Chrome, che è l'ultimo arrivato, con le varie versioni. Cosa succede? Che all'inizio il mondo era facile, nel senso che c'erano due o tre browser, parliamo degli anni 95-2000, quest'arco qua in cui c'è stato il boom di internet, e c'era tutto sommato una manciata di tecnologie. Cioè tu per progettare web dovevi ovviamente capirci di HTTP, di HTML, JavaScript cominciava in quel periodo, ma non era ancora troppo diffuso, qui c'è Java, a volte si usava ma in realtà non si è usato, Flash non rompeva ancora le scatole perché è arrivato dopo, e quindi con HTML e HTTP te la cavavi abbastanza. Poi man mano che si è andati avanti si sono introdotte nuove tecnologie. Ah, ecco, cosa che non ho ancora detto è l'intersezione tra i nastri e le linee. Quindi quando io vado su un nastro si interseca col browser, mi fa vedere a partire da quale versione di quel browser quella tecnologia è supportata. Quindi c'è scritto che Flash è stato introdotto per primo dentro Netscape nell'anno tra il 96 e il 97. Internet Explorer ha cominciato a supportarlo qua dalla sua versione 4, che era intorno al 98, e così via. Quindi andando avanti, cosa vediamo? Vediamo che in questo grafico si aggiungono nuovi nastri, nuove tecnologie, ma mi cadesse una mano non ne vedo nessuno morire. Cioè nessuna di queste tecnologie a un certo punto scompare, si aggiungono solamente, fino ad arrivare a un'esplosione più degli anni più recenti, no? In cui è vero che ci sono tecnologie che sono diciamo, indicate qua, ma che sono a livello di dettaglio più basso, sono cose più piccole rispetto alle innovazioni dei primi tempi. Però questa serie di nodi che vediamo qua in fondo, di cui non capiamo più nulla, ci dicono che insomma c'è stato un fermento molto forte a partire, se vogliamo, da questo momento qua. Vedete che qui le cose erano comunque complicate ma comunque gestibili. Da questo momento in qua arriva Chrome, arriva HTML5, siamo all'incirca negli anni 2008-2009, c'è stata una rinascita, un boom nuovo di tecnologie web. Allora, cosa vuol dire? Che chiunque lavori nell'ambito web deve comunque saper gestire tanti linguaggi, tanti ambienti di programmazione, quante sono le sue dita non bastano, no? Perché ogni applicativo web alla fine è un mix di tante tecnologie di tipo diverso. Poi non è che siamo obbligati a usarle tutte in ogni singola pagina web, però perlomeno devi riuscire a orientarti. Poi magari è un team di sviluppo per cui hai la persona che è più, diciamo, ferrata sul front-end e quindi fa CSS e JavaScript, c'è quella che è più ferrata sul back-end e quindi fa la parte di Java o PHP, e l'altro che invece lavora sui database. Però ognuno deve avere comunque una visione d'insieme di tutte queste tecnologie. Non è nato in modo organico. No? Se ci fosse stato il signore internet che diceva adesso si fa così, no? Allora, con tanto di effetto sonoro, allora probabilmente sarebbe stato più semplice, ma nessuno ha il potere di poterlo fare. I primi anni, ma ancora oggi, sono i creatori di browser che hanno interesse ad innovare per far sì che il loro browser, il loro prodotto venga usato più degli altri. Perché? Perché è più bello, perché è ancora più bella? No. Perché è più veloce, perché usa tecnologie nuove, perché permette di fare cose in più, cose nuove. Quindi questo è un pochino il marasma. Noi, all'interno del quale noi dobbiamo supportare un sistema informativo che lo sviluppiamo oggi, magari vorremmo che durasse per 10 anni. Se andiamo a vedere 10 anni, il web che c'era 10 anni fa e il web che c'è oggi sono radicalmente diversi. Quindi diventa anche più complesso da gestire. Da un lato ho quei bei fattori di risparmio di cui vi ho parlato prima, dall'altro un ecosistema di standard che non è in mano da nessuno. Se io negli anni 70 compravo un mainframe IBM, io sapevo che da quel momento in avanti dovevo solamente più parlare con i tecnici di IBM. Mi vendevano l'hardware, il software, i sistemi operativi, i compilatori e la consulenza. Io dovevo smetterci i soldi
e magari la conoscenza di che cosa devo fare. Ma fine, avevo un interlocutore solo, no? Il mio universo era chiuso lì. Nel campo web non è così, quindi dal punto di vista organizzativo, no? È molto più complesso. Allora, noi cerchiamo di, adesso cercherò di darvi un flash su quali sono le principali tecnologie di questo genere, le più fondanti essenzialmente, no? Non l'ultima moda dell'ultimo anno, perché altrimenti ci perdiamo. Con che scopo? Non sicuramente di farvi diventare esperti di web, perché non si può, no? Né in 2 ore, né in 4, né in 40, ma di recepire qual è il meccanismo base di funzionamento di tutte le applicazioni web, perché poi alla fine qui non c'è scritto che queste tecnologie sono fatte per Facebook o per l'home banking o per Gmail, sono trasversali, questo è il bello. Qualunque applicazione, qualunque dominio applicativo alla fine usa queste tecnologie oggi, però dobbiamo riuscire almeno a capire i meccanismi di base di funzionamento per riuscire a distinguere ciò che è fattibile da ciò che non è fattibile, perché sennò non possiamo progettarlo. Quando passeremo dai casi d'uso alle interfacce, dobbiamo renderci conto che se un elemento dell'interfaccia è in quel luogo, è lì, chi ce l'ha messo, quando ce l'ha messo, cosa può fare, cosa non può fare. Perché a differenza di un applicativo client server, un software sviluppato ad hoc, che sta sul computer, che nel momento in cui lo lancio fa tutto quel che vuole, scrivete il programma in Java, fate ciò che volete, formatate il computer, bene. No? Perché avete il controllo completo della macchina nel momento, diciamo, all'interno del sistema operativo. In un applicativo web, ricordatevi che l'utente non installa niente sul suo computer, tutta sta roba qua gira dentro il browser. Quindi sottostà alle leggi di funzionamento del browser, che tra l'altro, guarda caso, non sai neanche quale browser avrà l'utente. Io avrò 1000 utenti e avranno 5-6 browser principali diversi, quindi li devo supportare tutti. Allora, come lavoriamo in questo ambito? Lavoriamo, diciamo, sono negli anni definite delle architetture di riferimento per quanto riguarda gli applicativi web. Architetture che sono fatte a livelli. Una mostro di una complessità tale non sarebbe mai gestibile o comprensibile da un qualsivoglia programmatore se fosse tutto insieme, come quella figura ci faceva vedere. Per fortuna quelle varie tecnologie hanno ciascuna un posto diverso, l'affronta in un momento diverso, ha un suo ruolo specifico. Allora, architetture di riferimento sono architetture molto strutturate su una serie di livelli, come dicevo. Quindi, ci sono alcuni livelli che sono fissi. Il browser. Cioè, se parliamo di applicazioni web, stiamo dicendo che sono applicazioni che l'utente usa aprendo un browser. Normalmente. Quindi all'apice dei livelli più alto è sempre lo strumento che l'utente usa per collegarsi al sistema. Poi c'è quest'altro pezzo di piramide client che vi commento dopo, però partiamo da browser. Dopodiché il browser cosa fa? Sul suo computer non c'è nulla, ma attraverso internet si collega al server. Poi aprite il browser, scrivete www.polito.it. Stiamo dando per scontato che sul tuo computer ci sia un browser, che il tuo computer sia collegato a internet, che www.polito.it corrisponda a un server web, e quando tu apri quella pagina significa che il tuo browser e quel server comunicano e si scambiano delle informazioni. Come? Attraverso l'infrastruttura di internet, quindi i protocolli e l'infrastruttura della rete internet. Il server web, vedremo, è un oggetto abbastanza standardizzato, nel senso che il server web che c'è al Politecnico, quello che c'è, che ne so, al Comune di Torino, quello che è sul server del Comune di Torino, quello che c'è alla NASA, alla fine sono la stessa cosa. Fanno la stessa cosa, vedremo che cos'è, è gestire il protocollo HTTP, hanno un mestiere ben preciso. Quindi quel livello gestisce la comunicazione col browser. I livelli sotto invece sono più specifici. Il livello sotto, il web server, qui l'ho chiamato application server,
è il livello applicativo, in cui effettivamente c'è la logica applicativa, è il livello in cui si distingue che cosa sta facendo questo sito. Che come la logica applicativa risponde alle richieste dell'utente, quali elementi grafici vanno a finire nelle pagine web che l'utente vede. È deciso tutto qua sotto, a livello applicativo. Questo livello applicativo ovviamente richiede che ci sia qualcuno che lo programmi, e ci sono una serie di linguaggi di programmazione che sono nati o sono stati adattati proprio per costruire applicazioni web. Quindi un programmatore web molto spesso lavora a questo livello. Il server web è un componente standard che compri o scarichi se è open source. Il browser web, idem, è un componente standard che compri o scarichi. Il primo punto in cui cominci a programmare è questo. I livelli superiori sono standard, no? Quello che dicevamo all'inizio. Non mi devo più preoccupare di questi livelli, do per scontato che ci siano, che qualcun altro ci stia pensando. Se poi internet fa un aggiornamento di Internet Explorer per cui la mia applicazione non funziona più, mi ero fidato di un componente esterno su cui non ho controllo e quindi mi assumo ovviamente dei rischi. Perché non ho deciso di non avere il controllo su tutto, perché mi conveniva. Ecco, a livello più basso ci sono i dati, il database server. La logica applicativa lavora ovviamente elaborando dati, interrogandoli, aggiornandoli, inserendoli, cancellandoli e così. Questo è il livello più classico, che è in comune con i sistemi informativi di concessione precedente, la parte di modello concettuale di database. Questa piramide principale che vi ho descritto, adesso poi entreremo nei vari livelli, è così sin dagli anni in cui voi non sapevate ancora camminare, abbiamo visto. Era già così dall'inizio, perché era alla fine, che cosa stiamo facendo? Stiamo permettendo a un utente che sta dall'altra parte del mondo con un browser di interagire con dei dati che sono qua sotto. Tutto questo castello, se lui questi dati li avesse in tasca, non servirebbe. I dati sono da un'altra parte, e in più non vogliamo che lui i dati non li veda tutti completamente, non li possa modificare a suo piacere, ma li modifichi o li possa vedere solamente secondo certe regole, e queste regole sono imposte dal livello applicativo. Questo è un po' lo scopo di tutto questo castello. Va bene. Quello che sta succedendo negli ultimi anni è che sono nati, sempre sfruttando questa piramide, modi più complessi ancora di costruire sistemi informativi. Ad esempio, se pensiamo a tutto il mondo delle applicazioni mobili, cosa sono? Sono applicazioni che girano, applicazioni software, programmi, li devo scrivere apposta, non sono siti web, che girano su un dispositivo. E anche loro devono accedere a questi dati che sono qua sotto. Come fanno ad accedere? Beh, il client che sta qua sopra non gli do l'accesso ai dati sotto. Questo client farà finta di essere un browser e farà delle chiamate che usano di nuovo l'infrastruttura internet, il server web, l'application server, per avere le stesse funzionalità. Quindi internet è nata per avere dall'altra parte un browser con un utente che lo sta usando. In realtà tutto il mondo delle applicazioni mobili sfrutta, per l'integrazione col server, perché l'applicazione mobile da sola può essere un giochino, ma se è un sistema informativo avrà sicuramente un server con cui interagire, sfrutta per l'integrazione col server la stessa tecnologia che viene usata dai browser. Un po' diversa, ovviamente, il tipo di chiamate sarà diversa, ma comunque le tecnologie sono le stesse. Questo permette di far sì che la buona parte della logica applicativa può essere condivisa tra web e mobile. E sul mobile mi preoccupo quasi unicamente dell'interfaccia utente, della grafica. Ma non solo, questo client può essere appunto non un browser, un'altra applicazione che però usa gli stessi meccanismi del browser, cioè HTTP per parlare con server, o può anche essere qualche cosa, e sta diventando sempre di più così, che non è neppure un'interfaccia utente,
Sto pensando a quello che oggi si chiama, adesso tutti ne parlano, la cosiddetta internet delle cose, no? Poi tutti ne parlano sempre a sproposito, come tutte le parole chiave di moda, no? In cui hai degli oggetti che fanno altre cose, ma sono connessi, sono sempre connessi. C'hai il termostato connesso, c'hai l'antifurto, la telecamera, eccetera, che sono connessi a internet. Che vuol dire? E vuol dire che a loro volta, loro dentro hanno un software che si comporta come un client web. Riceve dei comandi sfruttando sempre i protocolli di internet. Quindi questa grossa fetta, no? Infrastruttura, server web, server applicativo e database, a questo punto diventa accessibile in tanti modi diversi. Quello classico, il browser, quello un po' più moderno, le applicazioni mobili, oppure tanti altri tipi di dispositivi che in modo automatico, no, parlano. Quando noi facciamo i nostri processi, dicevamo, manda un segnale a un sistema informativo esterno, potrebbero essere cose di questo genere. Quindi dall'alto posso avere tanti altri tipi di dispositivi che in qualche modo richiedono servizi, svolgono funzioni sul mio sistema informativo, cosa che si poteva già fare sempre, ma adesso è più facile da fare perché le tecnologie con cui farlo sono, riuso cose che avevo già per l'interfaccia web. A livello più basso, anche, nel senso che è sempre più frequente il caso in cui, quando devo interagire con un mio sistema informativo, a volte mi servono informazioni che quel sistema informativo non possiede, non ha, non vuole avere, non gli conviene avere. E allora che cosa faccio? Posso appoggiarmi a fornitori esterni di servizio di dati. Quindi nel momento in cui la logica applicativa ha bisogno di informazioni mie, proprie, del mio database, le leggo, le uso, le scrivo. Nel momento in cui ho bisogno di avere informazioni esterne, che ne so, il valore, la valore quota di un'azione, o una previsione del tempo, o un orario di un treno, o fate voi l'esempio che volete, sono informazioni che la logica applicativa può reperire dall'esterno. Si collega a delle cosiddette API, delle interfacce di programmazione, attraverso le quali interrogare servizi esterni. E quindi integrare dentro di sé informazioni che provengono anche da servizi esterni. Immaginate un po' come avviene la comunicazione tra l'application server e i servizi esterni, sempre nello stesso modo. L'application server a quel punto finge di essere un client, fa una chiamata HTTP a un server il quale risponde con i dati. Quindi, intorno a tecnologie di internet è nato un modo standard di comunicare tra sistemi informativi diversi. Non mi vado a inventare un protocollo nuovo, uso quello che ho, uso quello che c'è già, funziona già e magari ce l'ho già anche, l'utente ce l'ha già per altri motivi, ma io anche sul server ce l'ho già anche per altri motivi. Quindi è tutto un fattore di convergenza in certo senso. E in tutto questo, dicevamo, ci sono dei grossi pezzi che sono sempre uguali, indipendenti dall'applicativo, dal dominio applicativo. Ad esempio il server web, ad esempio il server di database, ovviamente i dati che ci metto dentro sono miei, ma il server di database, che so, voglio usare MySQL, voglio usare Oracle, quello è. Poi dentro quell'istanza di Oracle ci posso mettere i dati di un social network o i dati di una banca, ma sempre Oracle. E quindi il software vero e proprio che fa girare i programmi che stanno girando sono indipendenti dalla funzione del sito. Cioè, di fatto la conoscenza di che cosa sta facendo questo sito ce l'ho solamente a livello applicativo. Tutto il resto è fatto di componenti standard opportunamente installati, configurati, dimensionati, per carità, ma sono standard, li compro sul mercato così come sono. Devo imparare a usarli, ma non li devo programmare io, non mi devo programmare io il database. Creo la tabella, creo i dati, li inserisco. Non mi devo programmare io il server web. Mi concentro sulla parte, diciamo così, di valore aggiunto. Questi livelli, in realtà, che sono livelli logici,
si possono mappare, si devono, si dovranno mappare a un certo punto su dei server fisici, su dei computer che svolgono, che hanno proprio installate a bordo l'opportuno software, le opportune applicazioni per svolgere quel ruolo. Il mapping non è uno a uno, ci sono alcuni livelli logici che per via del carico di lavoro che hanno, sulla base anche del numero di utenti, richiedono più server fisici, quindi determinato che sono a livello web è fatto da 4 server, che fanno tutti la stessa cosa, perché dal punto di vista logico svolgono una certa funzione unica. Il livello database è fatto da 8 server con installato Oracle in clustering, che si scambiano i dati, li condividono, eccetera. Oppure per sistemi più semplici potremmo anche avere più livelli logici collassati in un unico server fisico. Quando si sviluppa, chi di voi l'anno scorso ha fatto il corso con l'IOI, avevate tutto sul vostro computer, il browser, il server web, l'applicazione, il database, tutto lì. E quindi hai n livelli logici, anche internet era collassata dentro localhost, quindi tutti i livelli erano collassati dentro un computer. Quindi la corrispondenza tra server logico e server fisico è variabile e dipende dalla capacità di calcolo che dobbiamo offrire, che dobbiamo essere in grado di erogare. Dipende dal numero di utenti richiesto, dipende dalla mole di dati, dalla mole di attività che dobbiamo svolgere. Quindi immaginiamo dei server room con tante server, i quali poi a un certo punto espongono i loro servizi su internet, sulla rete pubblica internet, a cui l'utente poi si può collegare. Quindi, quando dirò server, quasi sempre intenderò da questo momento in avanti il server logico, cioè un livello dell'architettura che svolge una determinata funzionalità. Poi so che quel server logico può essere mappato su un computer fisico, su 10 computer fisici, oppure essere un pezzo di un computer fisico che fa anche altre cose nel frattempo. Ci interessa relativamente poco. Ma finché non parliamo di prestazioni, di costi, quanti siano i computer fisici non ci interessa. Finché parliamo a livello funzionale ci interessano solamente i livelli logici. Normalmente, ecco una cosa che non ho detto prima, torno un attimo alla figura, ogni livello svolge servizio per conto del livello superiore. Detto in altri termini, ogni livello fa delle cose e poi chiede, ordina delle altre cose, dei comandi, ai livelli inferiori. Quindi tutto parte dall'utente che usa il browser, fa un click. Il browser a questo punto apre una connessione su internet, quindi chiede a internet di aprire una connessione. Il messaggio di questa connessione arriva al server web, quindi chiede al server web di rispondere, il quale attiva una procedura a livello applicativo, il quale fa una query sul database. Quindi ogni livello è il capo di quello inferiore e quello immediatamente successivo, e ogni livello è il server del livello a lui superiore, a lui sovrastante. Quindi va in cascata, ogni richiesta viene elaborata dai vari livelli, ognuno ovviamente farà una cosa diversa, avrà una funzione diversa, e ogni livello deve solamente rispondere al livello che gli sta sopra. Poi il perché lo sa lui, il database fa le query senza sapere perché lo sa l'application server. L'application server costruisce le pagine HTML senza sapere a chi devono andare, a chi lo sa il web server, e così via. Ogni livello avrà le sue specificità. E quindi l'elemento centrale di questa nostra figura, centrale dal punto di vista concettuale, visto che parliamo di architetture web, è il server web. Allora, in questa pagina compaiono le due sigle che sono più vecchie di voi, HTTP e HTML, perché abbiamo visto all'estrema sinistra di quella figura di prima. Un server web è un livello logico applicativo, un server di tipo logico, che corrisponde a un software che implementa le funzionalità per gestire il protocollo HTTP. E cos'è un protocollo HTTP? È un protocollo di rete che permette lo scambio di informazioni tra computer diversi, basato su un meccanismo di richiesta e risposta.
Quindi quando voi sul browser fate qualunque azione, tipicamente un click su un link, questo innesca una richiesta HTTP, cioè fa sì che il vostro browser e il server a cui siete collegati si scambiano dei messaggi nel formato previsto dal protocollo HTTP, che poi è un protocollo semplicissimo, proprio perché è semplice, è sopravvissuto praticamente invariato fino ad oggi. Se andate a vedere quel grafico là, mentre di tutti gli altri protocolli, anche l'HTML di versione 1, 2, 3, 3, 2, 5, 4, 5, HTTP aveva la versione 1 e la versione 1.1. Oggi siamo ancora alla versione 1.1. Ci stanno lavorando sulla 2, ma è talmente complicata che secondo me non ne arriverà mai. Non useremo mai. Le cose semplici, robuste, che funzionano bene, vivono più a lungo di noi. Quindi una cosa molto semplice, adesso la vedremo proprio. Si può vedere come è fatta una richiesta e una risposta HTTP. E tutto il web gira su questo. È tutto basato su richieste che arrivano dai browser e risposte che vengono fornite dal web server. Il web server è un oggetto che passa la sua vita ad aspettare richieste. Richieste di cosa? Di informazioni, di file, di pagine, essenzialmente pagine. Un server web ragiona a pagine. Una pagina normalmente è un file HTML. Il server web lo accendi, non fa nulla fin tanto che qualcuno non gli fa delle richieste. Quando gli arriva una richiesta da chiunque al mondo, lui risponde. Se ti ha richiesto l'home page, mi risponde con l'home page. Se ti ha richiesto le news, mi risponde con le news. Fine. Questa è la sua vita del web server, dell'elemento, del livello web server. Questo scambio di informazioni avviene appunto attraverso HTTP. Quindi cosa succede? Sul browser, voi partite da un indirizzo web, perché lo scrivete a mano, www.polito.it, oppure perché cliccate su un link che c'è su un'altra pagina, non importa. Avete un indirizzo web e con la vostra azione di scrivere indirizzo o cliccare su un link state dicendo al vostro browser: voglio quella pagina web. Cioè, che fa il browser è creare una richiesta HTTP, cioè un pacchetto dati che si chiama richiesta HTTP, e mandarla a un server web, al server web che è codificato nella URL dell'indirizzo. Il server web vede questa URL, capisce che cosa volevi, trova sui suoi dischi il file HTML, la pagina che avete richiesto, e te la manda indietro, impacchettandola, imbustandola in un pacchetto dati che si chiama risposta HTTP. Nulla di più complicato. Se lo vogliamo vedere al lavoro, sempre che sì, internet sembra tenere, no? Ci sono all'interno di tutti i browser recenti, ormai ci sono degli strumenti di sviluppo, lo trovate dentro Chrome, lo trovate dentro questo Firefox in particolare, di solito hanno un menu developer e dentro ci sono vari strumenti che servono sicuramente di supporto agli sviluppatori, ma anche a noi curiosoni, no? Per capire che cosa succede. Quindi qui su questa finestra che ho aperto sotto, adesso purtroppo questa risoluzione tutto un pochino impaccato, no? Questa finestra che c'è sotto ci fa vedere che cosa succede. Prendiamo un sito a caso, a scelta. Che sito prendiamo? Quello del Poli? www.polito.it. Ho scritto una URL, batto invio e mi è arrivato ovviamente questo sito. Adesso in realtà cosa succede? Se io vado a vedere, qui ci sono varie viste, no, che posso attivare in questo strumento di sviluppo. Al momento concentriamoci su questo network, che ci fa vedere sulla rete internet che informazioni si sono scambiate il mio browser col server www.polito.it. Allora, la prima riga di questa tabella ci dice
che è stato scambiato. Allora, vediamo come leggere questa cosa. Ogni riga è una richiesta HTTP diversa, quindi una singola pagina corrisponde a molte richieste HTTP. Di solito la prima richiesta è il file HTML che descrive la pagina, e all'interno di questo file HTML sono richiamate tante altre risorse aggiuntive, ad esempio le immagini, i fogli di stile, i font, gli script, eccetera. Quindi il browser dice: io non so cosa sia la pagina www.polito.it, chiedo al server e lui mi risponde. Fermiamoci per un momento qua. Il passo successivo sarà: il browser analizza cosa c'è scritto nella risposta ed eventualmente si accorge che deve fare altre richieste per raccogliere altri pezzi che gli servono. Però per ora pensiamo alla prima riga, poi vedremo le successive. Allora, la prima riga è il protocollo HTTP, dice: il mio browser ha chiesto una pagina a questo server www.polito.it. Questo server ha risposto con un documento, un file di tipo HTML di 7 kB. E qui ci sono i tempi che ci ha messo a farlo. No? Questo tipo di richiesta è stata esaudita in 260 millisecondi. Il che tiene conto di vari tempi diversi, quindi ogni colore è relativo a una fase diversa di trasmissione, ricezione, attesa del nome DNS, eccetera. Ma come ha fatto questa richiesta? HTTP prevede due messaggi, un messaggio di richiesta e un messaggio di risposta. Quindi un primo messaggio, il browser compone questa richiesta e la manda al server. Fase 1. Il server la macina, ci pensa e poi risponde mandando un messaggio indietro. Come sono fatti questi messaggi? Facili. Questo è il messaggio di richiesta. Sono 10 righe. Questo a destra è il messaggio di risposta. Quindi il protocollo HTTP è molto semplice, si scambiano, adesso poi decodifichiamo le principali tra queste righe. Il browser manda al server un pacchettino di byte, un po' di testo. Il server legge le istruzioni che ci sono qua dentro e risponde con un altro po' di comandi, di codici, e poi ovviamente gli manda il file che è stato richiesto insieme. Allora, questa è la vista, diciamo così, grezza. Questa che vediamo sotto adesso è la vista colorata, no? Quindi è un po' più facile da leggere. Allora, la richiesta HTTP inizia sempre con un comando. Il protocollo HTTP definisce alcuni comandi, 7-8. Il più utilizzato è il comando che si chiama get, si chiama metodo in realtà secondo lo standard. Quindi le richieste di tipo get sono quello che dice il nome. Se il browser chiede al server di dargli qualcosa, get, dammi quello, dammi che cosa? L'home page, la pagina iniziale. Quindi la prima riga, che poi questo maledetto non fa vedere, in realtà la prima riga della richiesta HTTP è questa qua, get slash. Quindi anche nei raw headers me lo fa vedere tutto, ma non mi fa vedere la prima riga, che è quella che contiene il comando, il metodo. Però immaginate che sopra questo ci sia ancora una riga sopra con scritto semplicemente così, niente di più, get spazio slash spazio http barra 1.1, cioè specifico anche con che versione del protocollo voglio parlare. Fine, prima riga. Poi ci sono le righe successive che dicono: guarda, ma questi sono dettagli, host www.polito.it, sta richiesta la sto facendo a te che ti chiami www.polito.it, perché devo dirti come ti chiami? Ma perché magari sullo stesso server sono ospitati tanti siti diversi e quindi quando faccio la richiesta a quel server, il server deve sapere di quale sito sto parlando. User agent, ti dico chi sono io. Io che ho fatto la richiesta sono Mozilla 5 su Windows 10 Firefox 42.0. Mi dichiaro. Dico la versione del browser che ha fatto questa richiesta. Magari può servirti per personalizzare la risposta, oppure per scopi statistici. Se faccio navigazione anonima o cose del genere, questa cosa magari non la metto. Tra l'altro, l'unico campo obbligatorio è host, gli altri sono opzionali. Accept,
Questo è il browser che parla, eh? È il browser che sta mandando le informazioni al server. Guarda, accept, io accetto che tu mi mandi dell'HTML, text.html, oppure dell'XHTML, oppure dell'XML. Questi sono i formati che io accetto. In realtà c'è scritto, accetto questi formati con una preferenza Q qualità 0,9. Oppure qualunque altro formato, **, con una preferenza 0,8. Questo è il modo che ha il browser di dire al server, guarda che se la risorsa che io ti ho richiamato, slash, long page, ce l'hai disponibile in HTML, preferisco. Se ce l'hai disponibile in un formato diverso, l'accetto lo stesso, ma con una preferenza inferiore. Questi sono meccanismi che si chiamano di negoziazione del contenuto. Idem accept language. Questa pagina, se ce l'hai in inglese, meglio, altrimenti dammi quello che hai. Infatti mi ha dato l'italiano. Accept encoding. Se vuoi, puoi comprimere la pagina per salvare byte. La puoi comprimere con l'algoritmo gzip oppure con l'algoritmo deflate. Perché io questi due algoritmi li conosco, io browser. Quindi se tu vuoi compattare la pagina con questi algoritmi, fallo perché io lo so scompattare. Se invece non conosci, non sei capace, non vuoi, va bene, pazienza. Basta che non usi un algoritmo che non sia uno di quelli. Dei cookie parliamo la prossima volta. E invece vi dico ancora l'ultimo, qua parla if modified since. L'ultima riga, adesso è una disevidenza perché si legge meglio se non è blu. If modified since. Dice, guarda, io ti sto chiedendo la home page slash, ma dammela solo se questa home page è cambiata dal 3 novembre alle ore 23. Quella è una data magica quella, no, probabilmente è l'ultima volta che ho aperto questo sito su questa pagina. Il browser si è salvato ovviamente una copia di ciò che ha ricevuto, la famosa cache del browser. Il browser si salva tutto ciò che riceve per poterlo riusare in futuro senza dover ogni volta richiedere al server. Però magari nel frattempo è cambiato. Allora il browser sta dicendo al server, guarda che io ho già una copia di questa pagina che risale a questa data. Se la pagina che ti ho richiesto è cambiata da questa data, dammela nuova. Se invece non è cambiata, dimmi che non è cambiata, così non me la devi ritare. HTTP è un protocollo a un colpo solo, richiesta, risposta. Quindi io nella richiesta ti devo dare tutte le informazioni che ti possono servire per darmi la risposta nel modo migliore. Non c'è la possibilità di fare un secondo giro. Sì, però magari preferisco no. Il server non può chiedere al browser delle cose dopo. Perché quando il server risponde, il browser riceve e poi finisce, non può più. Non è un dialogo l'HTTP. Richiesta, risposta, a differenza di altri protocolli di rete. Non c'è una connessione che rimane attiva. Questo è ciò che ha fatto il browser. Alla fine c'è get slash con un po' di specificazione ulteriore. Cosa fa il server? Il server è che era lì tranquillo, dormiva, stava pisolando, ma gli arriva un pacchetto di rete in cui dentro c'è scritto get slash, punto perentorio, dammi l'home page. Obbedisco, sono un server, e quindi il server interpreta la richiesta, va a vedere tutti i parametri di negoziazione del contenuto eventualmente per capire se ha più varianti di quella richiesta, quale sia migliore, se comprimere o non comprimerla, se è più urgente o non è più urgente. Quando è pronto ha il file dell'home page in HTML e è pronto per mandarlo al browser. Prima di mandarlo gli mette davanti una serie di righe di risposta. E quindi la risposta HTTP è questa essenzialmente. In questo caso è un server molto sulle sue, quindi c'è solamente Apache. Se no, normalmente se abbiamo altri server sono molto più prolissi, vi dicono anche il numero di versione, sistema operativo, eccetera. Così come hanno fatto user agent si è rappresentato. Qui in questa riga server è il server che si presenta. In questo caso si è presentato in modo estremamente asciutto.
chi ha configurato quel server ha deciso di non fornire altre informazioni. Ti dico, guarda che la pagina che ti sto mandando, last modified, il 17 novembre alle 11.30. Quindi te la sto mandando perché la sua data di ultima modifica è più recente rispetto alla data che mi avevi indicato tu. E la pagina che mi hai richiesto te la mando in formato text/HTML. Tu mi avevi detto che eri in grado di leggere vari tipi di formati e io ti do questo. Ti dico che il formato con cui ti sto mandando la risorsa è il formato text/HTML, che è poi lo standard. E sappi che avrai 7245 byte di quell'HTML e che te lo comprimo con l'algoritmo gzip. Quindi tutte le alternative che il browser ha dato al server, ma puoi darmela così, 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 il server dice guarda, ti ho dato questo, questo, questo in questo modo, codificato in questo modo, con questa lunghezza, con questa data. Quindi ci sono queste 7-8 righe nella risposta HTTP, poi a capo una riga bianca e poi da lì in poi comincia l'HTML. Se vado a vedere la risposta, dov'è? Perché non me la fa vedere? Fa lo stesso. Vabbè. Quindi ci sono queste che sono la cosiddetta intestazione della risposta HTTP. La risposta HTTP è fatta di due parti, un'intestazione che contiene questi dati, esattamente questi, e poi una riga vuota e il codice HTML. Qual è il codice HTML? Qui non riusciamo a vederlo, ma lo vediamo da qua. È questo. I famosi 7400 e cosa byte che sono stati restituiti sono esattamente questo. Questo è il sorgente della pagina www.pulito.it in questo momento, che abbiamo appena scaricato. E contiene dei comandi in questo linguaggio HTML, che è il linguaggio di descrizione delle pagine. È un file di testo. Quindi qualunque pagina web voi troviate a navigare, la più semplice e la più complicata, alla fine sotto è così. È un file di testo con dei comandi e questi comandi sono scritti in un linguaggio che si chiama HTML. E questo file vi è arrivato grazie a uno scambio di messaggi HTTP che, come avete visto, è semplicissimo. Potremmo crearli a mano i messaggi, le richieste HTTP. Bastano, il minimo, ve l'ho detto, sono due righe: get slash http 1.1 a capo host 2 punti il nome dell'host, sono 50 caratteri e poi il server risponde e ti dà il file, tu scorpori l'intestazione e hai esattamente il file. In questo caso un file HTML potrebbe essere un PDF, potrebbe essere un'immagine, potrebbe essere qualunque cosa. Questa è la semplicità. Poi ovviamente cosa se ne fa il browser a questo punto di sta roba qua? Allora, per fortuna il browser non mi fa vedere questo quando clicco sulla pagina. Questo è il sorgente della pagina HTML. Il browser lo prende e lo interpreta. Il server e il browser trova che a un certo punto ci sono dei... Adesso questa pagina qua è poco leggibile dal punto di vista del codice. Però ad esempio se andiamo su questa pagina e vediamo che a un certo punto c'è scritto il mondo della ricerca, qui ci sarà scritto il mondo della ricerca, no? Eccolo qua. Il mondo della a capo ricerca. Questo testo, il mondo della ricerca, se ci clicco sopra è un link che porta a quest'altro indirizzo, che sarà la pagina ricerca. E subito dopo cosa c'è? C'è il menu del mondo della ricerca, sono le varie voci che compaiono o scompaiono. Adesso questa parte di comparire e scomparire è arrivata molto dopo negli anni rispetto a quello di cui stiamo parlando oggi. Quindi cosa fa il browser essenzialmente? Legge questo e sulla base delle indicazioni che sono scritte qui dentro le impagina, me le mostra e rende cliccabili le cose che l'HTML dice che devono essere cliccabili, essenzialmente quelle che sono
racchiuse dentro un tag che si chiama A, questo A sta per ancora, cioè link. Ma i comandi HTML più importanti saranno una decina anche qua. Poi ce ne sono 200, ma i più importanti, quelli che diciamo, l'ossatura principale, sono molto pochi, sono molto semplici. Per fare un paragrafo, per fare una lista puntata, per fare una tabella, per inserire un'immagine, eccetera. Ecco, cosa non c'è nell'HTML? Non ci sono immagini, è un file di testo. Ad esempio. Quindi ogni qualvolta all'interno di una pagina devo inserire un'immagine e questa immagine dovrà essere reperita dall'esterno. Vediamo un po'. Ad esempio, qui c'è un'immagine menuateneo.jpg. Allora, ogni volta che voglio inserire all'interno di una pagina un'immagine, dovrò necessariamente in quel punto della pagina inserire un comando, in questo caso il comando image, che dice inserisci un'immagine la cui sorgente, cui source è questa. E questo che cos'è? È un'altra URL di un'altra pagina web. Per cui il browser, che ha come scopo quello di mostrarti la pagina, a un certo punto, alla fine della prima riga, abbiamo detto, ha ottenuto l'HTML. Legge questo HTML e man mano che lo legge si accorge che gli mancano delle cose, perché l'HTML fa riferimento, richiama al suo interno degli altri file, in particolare immagini, ma non solo. Qui vedete qua il tipo di dati che sono letti: JPEG sono immagini, CSS sono fogli di stile, JS sono script, JavaScript, tutte cose che vedremo, PNG sono immagini, eccetera. Ma se vi concentrate anche solo sulle immagini, questa pagina contiene tutta una serie di file inclusi, in particolare sono, se non sbaglio, non c'è scritto nessuna parte, 37 richieste. Quindi quando avete aperto quell'home page, in realtà non avete creato una richiesta HTTP, ma una più 36. Una l'avete fatta voi, perché avete scritto l'indirizzo. Le altre 36 le ha fatte il browser di sua volontà, perché dentro quell'HTML che ha ricevuto dal server erano indicate delle risorse nuove che lui non aveva. L'altra cosa da dire è la prima colonna, qui c'è scritto 200 in quasi tutti i casi. Questi codici qui sono il codice di risposta del server. In realtà è la prima riga del server, la prima cosa che dice il server è da un codice numerico che rappresenta l'esito della funzione. 200 è ok. 200 significa ok, cioè tu mi hai chiesto get, io te la do. In alcuni casi, quindi normalmente ci si aspetta che la risposta sia 200. In quest'altro caso vedete che è un 200 cached, cioè il file che mi hai richiesto non te lo dà, cioè la risposta va a buon fine, ma io non te lo do il file perché ce l'avevi già. If modified things, quello che ho io non è più nuovo del tuo. E infatti la risposta è del tipo guarda che è l'ultima modifica, era del 2013 e quindi il file non te lo do. Quindi sono i vari modi in cui serve può rispondere. 304 è un codice che dice not modified. Di nuovo, non è stata modificata e quindi non ti rispondo. Ci sono anche lì una manciata di codici. I due sono i codici positivi, è andato a buon fine. Quelli che iniziano con 3 sono i codici per cui la risposta può essere data, ma non esattamente quella che ti aspettavi. Ad esempio, tutte le redirezioni, chiedo una pagina, poi da quella pagina vengo rimandato a un'altra. Sono tutti i codici della ISO 3. I 4 sono gli errori utente. E 5 sono gli errori del server. Quando voi scrivete un indirizzo che non esiste, il server risponde con un codice che è 404 page not found. Probabilmente l'avete già visto 404. No? Perché dice guarda che tu, browser, mi hai chiesto una pagina che io non ho, colpa tua, Quindi errore utente. Mentre a volte invece il sito va in crash, non funziona, sono gli errori del tipo 500, server error. Quindi il server è giù, non funziona, si pianta, non si collega col database, e quindi sono, di fatto sono l'applicativo dà l'eccezione
e viene riportata con un errore, un codice 5. Questo è il mondo dell'HTTP. Nel bene e nel male non c'è molto di più. Nel bene, abbiamo già fatto i complimenti, è semplice, eccetera, eccetera. Il protocollo HTTP è molto semplice da implementare. Il linguaggio HTML è un linguaggio abbastanza articolato, ma le basi sono semplicissime da imparare. Adesso qua non interessa. Se volete, in 5 minuti navigate su questo sito e capite, imparate le cose di base, se già non è, per chi non ha eventualmente già fatto dei corsettini o non si è già dilettato su queste cose in precedenza. Quindi, 20 anni fa, programmare web era facile. Scrivevi in HTML, inserivi delle immagini dove serviva e poi avevi un server web e un browser che parlavano tra di loro. Allora, vi riassumo questo su questa figura, perché poi la prossima volta questa figura la faremo crescere e man mano che vedremo nuove tecnologie le aggiungeremo qua. Allora, qui abbiamo l'utente, il browser e il server web. Ciò che abbiamo visto finora, ciò che abbiamo fatto finora, è l'utente che attraverso tastiera, mouse, cioè scusate, mouse e tastiera, ha inserito un indirizzo nel browser. Il browser ha preso questo indirizzo e attraverso la rete internet l'ha mandata al server web del Politecnico. Il server web del Politecnico ci ha pensato un attimo, ricordate che sono 260 millisecondi di tempo, ha reperito il file HTML che mi serviva, quello che abbiamo visto, e l'ha spedito in una risposta HTTP al browser. Il browser ha preso questo file e ha attivato un suo motore di layout interno, un motore di impaginazione interno, che capisce l'HTML e lo trasforma in caratteri sullo schermo, quello in alto, quello in basso, quello rosso, quello blu, quello a sinistra, quello a destra. Dentro l'HTML però ci sono altri comandi, ad esempio quelli per includere l'immagine, che fanno sì che il browser faccia altre richieste verso, in questo caso, lo stesso web server, il quale risponderà non più col file HTML ma con un file d'immagine che fa lo stesso viaggio e torna qua e verrà usato nel motore di impaginazione per inserire l'immagine giusta nel posto giusto. Alla fine di tutto questo il risultato è che il browser ci mostra sullo schermo la pagina finita. Questo è il meccanismo di base. Due pillole. Una, che poi ci darà da pensare dopo, è la prima richiesta, cioè quella del file HTML, e la richiesta successiva, ad esempio quella del file delle immagini, dal punto di vista del server, sono richieste completamente separate e indipendenti. L'altra pillola è, questo è un grafico dei software che si usano come web server più diffusi al mondo. E vedete che questi prodotti, ce ne sono una manciata, di cui ce n'è uno più diffuso che è Apache e altri che si contendono, diciamo così, il 20% rimanente, ma sono tutti prodotti standard. Quando parliamo di web server non dobbiamo scrivere una riga di programma. Scegliamo quale tra questi prodotti installare. E funzionano tutti nello stesso modo, perché fanno tutti lo stesso lavoro. Rispondono alle richieste HTTP. A giovedì.